Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono Sahar e oggi non lo so, mi vedo meglio nella fotocamera molto probabilmente perché non sto registrando col mio telefono, sto registrando col telefono di mia madre perché il mio ha avuto dei problemi di percorso e niente. Sì che comunque sono entrambi Huawei, quindi... Allora, oh, mi sento troppo in alta definizione, non sono abituata a questa cosa. Oggi sono qui con voi per mostrarvi i miei ordini di Make Up Revolution, perché finalmente mi è arrivato tutto. Avevo già registrato questo video martedì sera, però ho avuto appunto dei problemi con il mio cellulare e alla fine non sono riuscita a farne nulla di quel video. Quindi sono qui giovedì mattina e mi scuso per l'enorme ritardo con cui sto pubblicando i video in questo periodo. Però appunto ho vari problemini che mi impediscono di poter pubblicare i video come faccio di solito. Sto tentando di rimediare a questi problemi, però va bene così. Allora, come vi dicevo, sono qui perché vi voglio mostrare in definitiva tutto quello che ho preso di Make Up Revolution e direi di partire dal primo ordine che avevo fatto, in modo che facciamo appunto in ordine. Allora, intanto, come prima cosa vi voglio mostrare la palette che è in regalo per il giveaway se dovessi raggiungere i 200 iscritti. Quindi questa è quella mia, ossia quella che io ho già usato, ho già swatchato e quindi è aperta. Vedete, è davvero davvero meravigliosa, i colori sono la fine del mondo, credetemi. Questa è la vostra, ve lo faccio vedere perché non si sa mai, voi pensate che io stia scherzando con questa cosa del giveaway, invece no, sono abbastanza seria. E in più la vostra non la posso nemmeno aprire perché è ancora chiusa con lo scotch, perché la serietà nelle cose si vede. Poi ho preso quest'altra palettina qui, che questa l'ho usata appunto nell'altro video, nel video che ho fatto uscire sabato. Ho utilizzato questa palettina qui, come vedete anche questa ha dei toni davvero molto carini, molto autunnali, molto i miei soliti toni, sì lo so. E un'altra palettina che ho preso sempre per occhi, questa non penso di averla vista in nessun video qui su YouTube e mi dispiace, perché onestamente già da questo tipo si capisce quanto sia meravigliosa questa palette di Revolution Pro, e si chiama Regeneration Trans Celestial, e appunto questi, cioè ci sono appunto questi ombretti che sono meravigliosi. I nomi, per farvi capire, sono Transit, Stellar, Parameter, Observe, Identify, Universe, Star, Mars, Planet, Eclipse, System, Earth, Comet, Orbital Nebula, Terrain, Astronomy e Black Hole, che sarebbe il buco nero. Però per farvi capire che questa è totalmente ispirata all'universo e a ciò che lo compone, ecco. E l'ho utilizzata un paio di volte, però ho utilizzato i colori soltanto per creare qualche punto luce, quindi non so ancora dirvi esattamente se la... cioè se ve la consiglio per acquistarla, farò assolutamente un video a riguardo. Ovviamente voi se volete il video a riguardo commentate sotto e ditemelo, perché io vi dico che lo faccio, però se poi voi non lo volete. Poi, sempre nello scorso ordine, ho preso il fissante, il Fix, il Pro Fix o il Control Fixing Spray, che è appunto uno dei fissanti migliori che io abbia mai utilizzato. Questo, credetemi, batte qualsiasi cosa. In combo poi con il nuovo fondotinta, che, di cui ve ne parlerò dopo, è davvero la cosa migliore del mondo per chi ha la pelle grassa come la mia. Acquistatelo, 100 ml, mi pare che costa 6 euro. È meraviglioso, è magico. Quindi sì, prendetelo, prendetelo e prendetelo. Poi ho preso una palettina invece di blush, che anche questa l'avete vista utilizzare nei miei video perché l'ho utilizzata tantissimo. Queste sono le tonalità All About Pink, infatti sono tutte su rosa,
Ovviamente ci sono altre tonalità di blush, non è tutto così pinchettoso, tutto così rosa, però a me piaceva davvero perché a me piace, cioè a me piace il rosa, mi piacciono questi blush molto molto rosati, stile bambola, quindi ho preso questa, ma assolutamente riacquisterò questa palette nelle altre colorazioni perché mi piace, mi piace e mi piace. In conclusione, nell'altro ordine avevo preso questi due lip kit. Uno che è il Retro Luxe Gloss Lip Kit, Lip Contour Kit Contains, Lip Contour, eccetera, eccetera. Questo praticamente è l'olografico. Meraviglioso. L'ho utilizzato nel video del make-up a nuvoletta. E poi c'è invece questo qua che sì, ho commesso un paio di errori in realtà acquistando le cose di Makeup Revolution nel primo ordine, perché questo è un gloss, non è una tinta e non si asciuga, e inoltre è di un colore che non mi sognerei mai di mettere, ossia dorata. Quindi un gloss dorato che magari per alcuni look può andar bene, oppure può andar bene come base per gli ombretti. E queste sono le cose che ho preso nel mio primo ordine. Adesso invece passiamo alle cose che mi sono arrivate appunto martedì. Ho ordinato dal sito Revolution Beauty, ossia il sito inglese e non il sito italiano, perché in realtà anche il sito italiano non spedisce dall'Italia, ma spedisce dalla Spagna. Quindi dal sito inglese non si paga la dogana perché appunto è inglese il sito. E in più ci sono molte più offerte, molte più cose. Io ho ottenuto anche la mystery box, quindi io vi consiglio di ordinare appunto dal sito perché dopo i 40 euro la spedizione è gratuita, dopo i 30 c'è la possibilità della mystery box, forse c'è ancora, però forse con un solo prodotto, prima erano con 3-4, insomma. Sul sito inglese ci sono davvero molte più offerte, molte più opportunità. L'unica pecca è che però c'è anche nel sito italiano, l'unica pecca è che appunto le cose vanno sold out. Quindi se non ordinate subito quella cosa, comunque il mio brufoletto qui è davvero molto carino e molto 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 prominente. Va bene, passiamo oltre e passiamo al pezzo forte del secondo ordine, che è il fondotinta. Il fondotinta della linea Conceal and Define, di cui io non avevo il correttore, però ne ho sentito davvero tanto parlare così bene che ho detto me lo devo prendere, lo devo comprare anche per me, perché ho sentito dei pareri da chi ha la pelle secca e ho sentito dei pareri da chi ha la pelle grassa, e io questo fondotinta lo amo, cioè l'ho amato prima ancora di conoscerlo. Allora, prima cosa, è in vetro, il pack è in vetro e quindi bisogna stare molto attenti ed è anche abbastanza pesante appunto per questo. Io ho preso la colorazione F8.5 che dovrebbe essere per chi ha il sottotono neutro, se non mi sbaglio, oppure giallignolo. Nel sito, quando decidete di acquistare il fondotinta, quando andate appunto alla pagina dedicata del fondotinta, non so se nel sito italiano ci sia questa cosa, però nel sito inglese c'è. Quando dovete acquistare appunto questo fondotinta, sotto nella descrizione c'è la descrizione di ogni singolo colore, perché appunto ci sono quelli per i toni caldi, per i toni freddi, quelli per i toni olivastri, e quindi voi dovete andare nella vostra categoria di sottotono e scegliere la colorazione. Vi avviso già prima che io l'ho preso chiaro, infatti è davvero un po' troppo chiaro per me, ma questo non è un problema perché io sono innanzitutto abituata, a me piace troppo il profumo, sa tipo di smalto, di pittura, non lo so perché, però vabbè. E sono abituata appunto ad utilizzare un fondotinta che sia un mezzo tono, un tono più chiaro del mio, anche perché poi vado a scaldare l'incarnato con il bronzer, eccetera, eccetera. Però l'ho preso anche perché comunque sì, sono ancora un pelino abbronzata e quindi d'inverno la mia abbronzatura svanirà del tutto perché dovrò studiare ad Enna. Ed Enna, per chi non la conoscesse, è la città più alta d'Europa, se non mi sbaglio. Una cosa del genere. E credetemi, lì fa
fa un freddo già ora assurdo. Infatti, in questo mese, alla fine del mese, o comunque qualche giorno prima della fine del mese, io dovrò iniziare a traslocare e sento già freddo perché sono andata lì martedì pomeriggio, nel primo pomeriggio, quindi verso le 3, e c'era freddo. Cioè, io ero con una magliettina a maniche corte, una camicia di sopra e il giubbotto di jeans, quello però un po' più pesantino, e avevo freddo. La gente lì era vestita come se fosse inverno, avevano i giubbini e la sciarpa. Vabbè, 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 anche in Sicilia fa freddo. Quindi vi dicevo che andrò a vivere in un posto dove il sole probabilmente non lo vedrò. Quindi sarò molto molto più pallida del solito e questo è quello che mi ci voleva come tono. Io l'ho provato ieri e non so che dirvi. Io l'ho messo tipo alle 9:30, l'ho tenuto fino alle 8:30 di sera, quindi sono passate quasi 12 ore e l'unica parte oleosa era questa. Vi ho detto tutto, vi ho detto tutto. Poi, sempre con l'altro, con questo ordine, ho preso un prodotto della skincare perché, per chi non lo sapesse, Revolution ha lanciato questa nuova gamma di skincare che a parer mio è davvero, davvero fenomenale. Io la sto provando da 2 giorni, perché oggi siamo giovedì, quindi 2 giorni. E io ho preso il siero con il 10% di niacinamide e l'1% di zinco. Questo dovrebbe praticamente controllare i pori e i rossori. Allora, intanto c'è scritto come va utilizzato perché contiene vitamina C e no, questo non va utilizzato con la vitamina C, ecco, e in più c'è scritto di utilizzarlo la mattina e la sera. Questo è il pack e vabbè, sì. The Ordinary, lo sappiamo tutti, è palesemente uguale, però non direi che è un'imitazione perché hanno lo stesso prezzo, quindi più che altro effettivamente anche diciamo, i sieri di Farsalia hanno il pack così col contagocce, ma perché in generale tutti i sieri hanno il contagocce. Questo ha delle microparticelle di zinco, appunto, e ha un finish molto gellico, cioè è un siero quasi gel, facile da applicare, non si sente sulla pelle, all'inizio resta un po' appiccicaticcio, ma come lo sono tutti i primer, come sono anche i primer appunto per i pori dilatati. Ho fatto un casino. E quindi diciamo che io appunto a volte, cioè ieri l'ho utilizzato anche come primer perché l'ho applicato la mattina, poi ci ho messo, e subito dopo mi sono truccata e ci ho messo soltanto un po' di primer opacizzante, ma nella mia zona T, perché voi sapete che io lo applico sempre. E devo dire che appunto avrà contribuito in qualsiasi modo, questo ha contribuito ieri a mantenere anche la base ferma lì dove era. Poi, siccome non ho mai hanno smesso di fare casino mentre giro i video. Siccome voi sapete che io non avevo mai acquistato un vero e proprio prodotto per sopracciglia che uno mi soddisfasse per davvero e due che non fosse una matita, perché ho sempre comprato le solite matite, tra l'altro quelle che si temperano, ho deciso di dare una chance a Makeup Revolution per farmi convertire alle pomate per sopracciglia, ai pot. E così è stato. Ho preso il Brow Pomade di Obsession, che è una specie di Deborah, però per Makeup Revolution. E praticamente questo mi è costato 3 euro forse, e ha praticamente il pennellino integrato, che è un po' piccolino, ok?
Non è che sia chissà quale pennello, però ha le setole davvero molto molto dure che permettono questa stesura fantastica. Io ieri ho disegnato le mie sopracciglia per la prima volta con una pomata, infatti l'ho utilizzata e si vede. Però ho preso questo colore che sarebbe il medium brown, perché io ho le sopracciglia castano scuro, però appunto non ho mai utilizzato un prodotto per sopracciglia che sia del mio colore. Perché quando facevo tipo le prove lo vedevo che era troppo scuro per me, nonostante fosse in realtà del mio colore. Quindi ho preso questa tonalità e devo dire che ieri mi ha soddisfatta, perché non è solo il fondotinta che è durato tutta la giornata, ma anche le mie sopracciglia non si sono mosse per niente. Quindi un applauso a questo sottobrand di Makeup Revolution. Poi, cos'altro ho preso io di mia sana pianta? Ok. Ora, le cose che vi fa... Ah, l'eyeliner bianco, che però ancora non ho provato e quindi non vi posso dire se sia bianco bianco, se sgretola, se fa grumi, eccetera, eccetera. Questo è di Revolution Pro, quindi in realtà dovrebbe essere la linea professionale di Makeup Revolution. È il Supreme Deep Liner in colorazione white. E l'ho preso sia per Halloween sia per fare qualche trucco occhi un poco più particolare durante la mia vita normale. E infine ho preso un altro lip kit, perché voi mi direte: sei pazza, hai sbagliato le prime due volte, te ne compri un altro. Sì, stavolta è opaca, è una tinta labbro rossetto liquido e questa è la colorazione Dominatrix, sembra di Obsession Matte Naked Lip Kit. Ed è la fine del mondo. Io l'ho provato ieri. Ok, magari non dura tantissimo quando si mandano. Cioè, quando si mangia, però io non l'ho ritoccato tutta la giornata, sono rimasta fino alle 8:30 di sera appunto truccata e devo dire che mi era andato via soltanto in questa zona interna qui. Quindi, per quel che costa, io direi assolutissimamente promosso. Adesso sono indecisa se farvi vedere i prodotti della Mystery Box oppure passare ai prodotti di Halloween che avevo preso. Vabbè, sì, faccio vedere i prodotti di Halloween. I prodotti, intanto i primi prodotti che proprio. Fake Blood and Liquid Latex. Ora, cioè, Makeup Revolution ha fatto il lattice liquido per creare le ferite e il sangue finto. Io ti amo, Makeup Revolution, sei il mio nuovo grande amore. Ha fatto anche la base bianca, che però ovviamente io non ho preso perché già ce l'ho, ma anche la cipria adatta alla base bianca. Quindi, se siete intenzionati a comprare qualcosa che riguardi Halloween, volete spendere poco, però volete essere sicuri, diciamo, di comprare delle cose decenti, affidatevi a Makeup Revolution. Li ho pagati 2,99 euro, 2,99 euro, quindi non ho speso chissà quando, ho speso 3 euro per ciascuno e sono tipo da 17 ml, quindi considerate che voi Halloween vi truccate sì e no una o due volte, una per la prova e una per la serata effettiva, acquistate questi assolutamente. E una cosa, non preoccupatevi se il latex, il lattice liquido fa puzza, perché in realtà qualsiasi lattice liquido fa puzza, è proprio l'odore base del latex, del lattice. Poi ho preso questo qui, è un illuminante rosso che io non ho ancora provato perché, ok, che sono stramba, ma raga, uscire con questo coso è un illuminante rosso a gocce che io. Non lo so, io mi sento morire. A parte che sembra color sangue glitterato, praticamente è sangue glitterato. E dico, guardate, cioè, immaginate di uscire con questa cosa. Ok, perde un po' di luminosità, ma cacchio, è un illuminante rosso. Cioè, non è un illuminante naturale, è una cosa che ci si può aspettare dalla vita. E in più, questa è la situazione del mio dito, quindi se io facessi così, praticamente si asciuga sulla pelle e non è trasferibile, no transfer, quindi quando lo mettete in viso non vi si toglie, che può essere un pro per chi magari ci va alle feste e un contro per chi invece lo vuole solo provare, dice, oh cazzo, mi è rimasto lì. E
E c'erano anche altre colorazioni che non mi ricordo, penso bianco sia tipo trasparente e forse violetto, una cosa del genere. Date un'occhiata anche a questi. Il packaging è tipo la fine del mondo, è un teschio. Ciao, ciao, ciao. Poi ho preso ovviamente la Face Paint Palette di Revolution Pro. Questa c'è sia di Makeup Revolution che di Revolution Pro. Io ovviamente ho preso quella di Revolution Pro perché? Perché? Il pack si presenta come qualsiasi altro, qualsiasi altra palette di Makeup Revolution, solo che i colori sono praticamente cremosi e sono appunto per dipingere la faccia. La fine del mondo. Questa è meravigliosa. C'è un rosso chiaro, un rosso sangue, un rosso un po' più scuretto, un verde vomito, un giallo, un violetto, un beigiolino un po' meno beigiolino, un grigio. Un bianco e un giallo e un nero, ovviamente. Questa la proverò in tutti i modi possibili e immaginabili. I prodotti che ho effettivamente preso io sono terminati, ma sono 21 minuti che parlo. Che haul! Adesso è giunto il momento dei prodotti che mi sono giunti con la Mystery Box. Io direi di partire dall'Iplava. Secondo me, Makeup Revolution ha guardato uno dei miei video dove dicevo, dove facevo sempre un altro haul low cost, dove dicevo che nell'e-stand non si può acquistare niente perché sono tutti prodotti rovinati e mi riferivo al fatto che il Lip Lava non avesse questo. Praticamente la spugnettina con cui va applicato. E io l'ho utilizzato, ovviamente voi conoscete già i Lip Lava, sono dei gloss, non sono delle tinte, sono nati come imitazione dei Powerpuff, dei Lip Puff, una cosa del genere, comunque di quelli di NYX, se non mi sbaglio, quindi questo non è il colore che avevo preso io, però posso cambiare il tappo e utilizzare anche quello, finalmente, ciao, grazie! Poi con la Mystery Box, la Mystery Bag come si chiama, mi è arrivata anche la Ultra Base Corrector Palette. Praticamente serve per la color correction. Infatti ha tutti i correttori colorati, dal rosa, dal viola, il verde, quelli scuri, il giallino e anche questo qui che è un illuminante. Davvero molto cute, grazie Makeup Revolution per questo regalino. Poi vado un po' di fretta perché mi sono resa conto che è davvero tanto che parlo. Mi sono arrivati anche questo illuminante qui. Praticamente Makeup Revolution sa che io amo i suoi illuminanti e mi ha voluto regalare questo, che praticamente è una specie di olografico a sottotono dorato. L'ho utilizzato ieri come base per l'illuminante classico, quella forma di cuore. Mi piace. Nulla da dire. Questo praticamente è il Revolution Ultra Strobe Balm nella colorazione Hypnotic. Se vi gusta, compratevelo. Perché a me è piaciuto. Sempre per la categoria, sappiamo che lei ama gli illuminanti, mi hanno regalato anche questa palettina qui. Praticamente è la Ultra Contour Kit Lightening Contour, che è praticamente un contour un po' così superficiale. Questa è la numero 2, ossia la medium. C'è anche la light e c'è anche la dark. Questa è una cipria per illuminare. Questa ovviamente è la terra per fare il bronzer e il contour. E questo invece è un altro illuminante in crema, sempre bianco, che a me non sta, però niente male. Poi, devono sapere anche che io amo fare il contour perché mi hanno regalato quest'altra palettina di Freedom, che praticamente è il Bronzed Professional Pro Bronze. Questa è la Warm Light, credo che sia per i toni caldi, palesemente. La Warm. Io sono con un sottotono caldo, quindi grazie. Siete stati generosissimi. E infine, due rossetti. Io ci sono andata davvero molto molto fortunata perché ho saputo che altre ragazze, perché sono su vari gruppi su Facebook, ho saputo che altre ragazze sono state meno fortunate, soprattutto con i rossetti avevano ricevuto dei gloss un po' strani, un po' color Barbie, cioè cose strane. Io invece sono stata davvero molto fortunata perché ho ricevuto questo rossetto rosso qui,
che vi dico subito come si chiama se lo trovo. Nando di Makeup Revolution è Iconic Pro Lipstick nella tonalità propaganda. È un rosso davvero molto pieno, molto, molto carino. E voi sapete che io non utilizzo di solito rossetti rossi. Sicuramente Makeup Revolution ha saputo anche questa cosa e ha detto: mandiamolo il nostro rossetto rosso, facciamoglielo provare. E poi mi è arrivata questa qui della linea Freedom, che è la stessa linea del bronzer dei toni caldi. Invece questo è un rosa pescato, davvero molto carino anche questo. Vi faccio sapere subito come si chiama. Pro Lipstick Pink, questo è il 104 Wildflower, fiore selvaggio. Wow! Ebbene, niente, questo è tutto quello che mi è arrivato di Makeup Revolution, è mezz'ora di video in pratica, oh cribbio santo! Noi ci vediamo al prossimo video, amici miei, spero che questo vi sia piaciuto, spero che i prodotti che io vi ho consigliato voi li acquistate e mi fate sapere se vi piacciono, io spero ovviamente che vi piacciono, questo è il mio illuminante rosso. Noi ci vediamo al video del sabato e sicuramente continuerò a registrare con questo nuovo telefono di mia mamma perché fuori c'è casino. Adesso io vi saluto, vi mando un grosso bacione. Mi raccomando, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e se siete arrivati fino a questo punto del video. Commentate sotto con una emoji che vi sta più a cuore. In più, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.